Col ritmo si possono sconvolgere le regole della punteggiatura. Gli inizi del partigiano Raul di Beppe Fenoglio. Sergio P. partì una mattina da Castagnole delle Lanze per andare a Castino ad arruolarsi in quell'importante presidio badogliano. Aveva 18 anni scarsi, un impermeabile chiaro, un cinturone da ufficiale e scarpe da montagna nuove con bei legacci colorati. Ma rimaneva quello che era sempre stato sino a un minuto prima della partenza. Un ragazzo di paese che i suoi sono possidenti e l'hanno mandato in città a studiare. E lo stesso rimase anche quando, perso di vista Castagnole, da una tasca sotto l'impermeabile tirò fuori una pistola nuovissima e ne riempì la fondina, dando così un significato al cinturone da ufficiale. Ecco, questo abbiamo messo in evidenza soprattutto, soltanto, diciamo, l'aspetto delle pause, perché il succedersi delle pause può sconvolgere la punteggiatura e può comunque creare una lettura forse più interessante. Andiamo a vedere il mordente. Il mordente, attraverso l'articolazione della muscolatura dell'apparato fonatorio, fa ottenere vibrazioni e contrazioni e fremiti alla nostra voce tale da essere ascoltata con maggiore interesse, soprattutto in maniera corretta. Noi ci concentriamo solo sul mordente, trascurando per ora gli altri elementi, nella lettura di questo brano di Luigi Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca. Tenete conto che è un pezzo di teatro, quindi la lettura ovviamente è indebolita da questo aspetto. Ci dovrebbe essere un grande attore che lo recita, insomma. Io cercherò di darne un'idea solo relativamente al concetto di mordente, passando da un'articolazione più modesta, che è 1, ad un'articolazione più forte, che è 10. E questa è la scena più o meno finale, dove il protagonista parla con uno sconosciuto che trova ad una stazione e in qualche modo gli confida la propria disperazione per il fatto che la vita per lui non ha ancora un futuro, non ha più un futuro, in quanto è malato, eccetera. A casa io non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe io, ad ammirare la bravura dei giovani di negozio. Perché lei capisce, se mi si fa un momento di vuoto dentro, lei lo capisce, posso anche ammazzare come niente tutta la vita in uno che non conosco, cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei, per disgrazia, abbia perduto il treno. No, no, non tema, caro signore, io scherzo. Me ne vado. Ammazzerei me, semmai. Ma ci sono, di questi giorni, certe buone albicocche. Come le mangia lei? Con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà, si premono con due dita, per lungo, come due labbra succhiose. Ah, che delizia! Ecco, questa pessima interpretazione dell'uomo dal fiore in bocca dà un'idea del diverso utilizzo dell'apparato fonatorio e dei muscoli vicino all'apparato fonatorio. All'inizio ho usato un'articolazione molto modesta, quasi la bocca chiusa, insomma, per arrivare poi, quando dice cavare la rivoltella e ammazzare, ad aumentare il più possibile il movimento e l'articolazione. Il colore è paragonabile a un sentimento. La voce restituisce all'ascoltatore una immagine sonora riflessa di uno stato d'animo. Avevamo detto che potrebbe essere bonario, potrebbe essere condiscendente, curioso, vezzeggiativo, mille aggettivi che si possono utilizzare per poter rendere il colore e quindi restituire all'ascoltatore un sentimento. E nel caso di Cyrano di Bergerac c'è un pezzo che vi do soltanto alcuni dati velocemente. Quando il visconte dice a Cyrano, dice: voi, per offenderlo, dice: voi avete un naso molto grande. E Cyrano dice: infatti, ma è assai ben poca cosa.
se ne potevano dire, ce n'era una iosa, variando di tono, si poteva, puta caso, dirmi in tono e fa un elenco di toni, in tono aggressivo, amichevole, descrittivo, curioso, vezzoso, truculento, cortese, tenero, pedante, arrogante, enfatico, drammatico, ammirativo, lirico, semplice, rispettoso e rustico, militare e pratico. E vicino ad ognuno di questi aggettivi c'è una frase: aggressivo, se avessi un coto al naso immediatamente me lo farei tagliare, oppure amichevole, descrittivo, eccetera. Ed ogni volta bisogna tentare di restituire questo sentimento, questo aggettivo. Grazie, ci vediamo quando parleremo del dialetto.